Potresti chiedere a Matteo Fraziano di farti le ombre cinesi dei fratelli Gallagher. Dovete spiegare tutto perché insomma anch'io arrivo proprio last minute. Ciao Matteo. Buongiorno, buongiorno, ciao. Allora, diciamo stai? Che tutto bene, magari vi sareste aspettati un intro, insomma, come dire, Noel Gallagher o Liam Gallagher, non sono all'altezza, posso dire questo? Non sei più affidabile, secondo me, sei più affidabile. Quello sì, dai, mi sono presentato puntuale, su quello non vado fuori, no, quello assolutamente. Allora Ale, perché Matteo è qua? Allora, perché noi stiamo sempre lì sui social a capire cosa, qualcosa, a cercare qualcosa di particolare, no? E in realtà Matteo ovviamente è sui social, ma la sua anche carriera in realtà di illusionista e shadow artist, e poi ci racconterà come nasce questa sua passione. In realtà inizia dalla strada, diciamo, dall'essere un artista di strada a provare, diciamo, a lavorare Beh, con i migliori, lì. con i migliori. Esatto, perché ha provato anche lì. Poi ovviamente è sbarcato in TV e diciamo che restando anche in tema Inghilterra e Gran Bretagna si è fatto sentire e fatto vedere anche lì a Britain's Got Talent con questo suo talento delle ombre cinesi e non solo. Allora, Matteo, le ombre cinesi sono quella cosa che innanzitutto rimanda un po' alla nostra infanzia, perché però devo dire che rimanda anche cioè, al lupo e poi a poco altro. So, io mi Sì, ricordo no, io cane, sapevo cane, fare, cane, cane. lupo, coniglio, top. No, Ma coniglio partiamo già. anche proprio col Pure. dire, diciamo, no, in breve, anche che cosa sono le ombre, perché anche io prima che mi appassionassi avevo la convinzione, la ferrea convinzione, che le ombre fossero solamente appunto quelle che immaginiamo noi, no? Quindi l'ombra del cane, che facciamo finta Guarda quando come siamo vieni così. piccoli, l'ombra. Ora furmiglio proprio. L'ombra del coniglietto, l'ombra del lupo, insomma, ce ne sono varie, però tendenzialmente le ombre cinesi sono sempre solo state queste. Io in realtà nella mia vita nasco, cioè, nasco 23 anni fa, però devo dire, nasco nel mondo dello spettacolo Sempre, come sempre. musicista, come illusionista. Prima come musicista e poi dopo come illusionista all'età di 12 anni. E mi appassiona l'arte della magia, che diventa la mia passione più grande, la mia passione principale. E diventa immediatamente il mio lavoro appena esco da scuola, dal liceo. E succede che poi che 2 anni fa vado a vedere uno spettacolo al Teatro Sistina, uno spettacolo di Arturo Braghetti, che è attualmente il più grande trasformista che Certo. abbiamo al mondo, direi. E lui all'interno del suo spettacolo ha un 5-10 minuti di ombre cinesi, ha questo piccolo act di 5-10 minuti. E lì, diciamo, questo è il mio primo affaccio, dove inizio a scoprire che in realtà le ombre cinesi non sono solamente l'ombra del cagnolino, c'è dietro un mondo, mettiamola così, no? E iniziando poi a studiarle, è stato divertente perché sembra una storia costruita, ma torno a casa con questo, diciamo, semino, no, impiantato delle ombre. E, dopo qualche giorno stavo cercando nella mia biblioteca, cioè biblioteca, nella mia libreria, magari biblioteca che ho in camera con vari libri di magia, stavo cercando un libro di magia. E trovo un libro di ombre cinesi scritto da Arturo Braghetti che i miei genitori mi avevano regalato quando era piccolo e io di cui avevo completamente rimosso l'esistenza. Non ci Quindi, credo, però, era scritto. scritto da lui, sì, pubblicato, insomma, e No, scritto da dico, era lui. scritto nel destino. Esatto. Poi che l'avesse scritto Arturo Braghetti sul tuo destino, però. Esatto. Quindi da lì, insomma, inizio a studiare, inizio ad approfondire quest'arte, questo argomento e scopro in realtà un mondo dietro. Quindi la possibilità di fare non solamente le ombre, ad esempio, del cane, del coniglio, o comunque degli animali, ma anche la possibilità di realizzare, ad esempio, delle imitazioni o comunque le silhouette di profili di personaggi del mondo dello spettacolo, ad esempio. Oh, Andrea The Ti Black saluto, Rabbit, Andrea. ciao! Quindi praticamente che succede? Si possono tendenzialmente fare imitazioni di vari personaggi, come possono essere da un Freddie Mercury a un John Lennon a un Eminem, a varie cose, però senza perderci in chiacchiere, io ho preparato una piccola intro, giusto per far capire anche a chi ci guarda a Oh, casa quello fantastico! bellissimo. Li voglio tutti così gli ospiti. Allora, facci faccio una cosa prima. vedere. Toglio le dita perché, e le mani, perché chiaramente qualsiasi attrezzo come anelli o braccioli Certo, possono può andare ad fare spessore, interferire certo. con l'ombra. Prima vi faccio anche una piccola domanda. Si sente la musica se la faccio partire così? No. Ok, allora niente. Facciamo senza musica?
Vi chiedo però l'altezza giusta delle ombre. Ok. Fantastico. No, spettacolo! Oddio! Allora, bellissimo. Ragazzi, quest'ombra la potete fare anche voi, nel senso era solo una mano. No, ma già, scusa, già tutto così il ero set, emozionati. Già, bellissimo. E da qui puoi fare, diciamo, ombre di vario tipo, quindi se dovessi fare, ad esempio, l'ombra di un coniglietto, che è uno dei classici stereotipi che possono venire in mente sulle ombre cinesi, posso farla senza troppi problemi. Se dovessi... Guarda, Matteo, noi da bambini pensare... sicuro non lo facevamo così. Esatto. Quello no, magari, sarebbe un po' più dell'elemento. Se dovessi fare l'ombra di un elefante dovrebbe essere qualcosa di questo tipo. Ah, al contrario, se invece dovessi fare l'ombra di un personaggio del mondo dello spettacolo, potrei fare un Elvis Presley fatto in questo modo. Lui. Quindi ciuffo e può cantare. su questa mazzanica si possono poi fare varie cose. Quindi, come dicevo, ci possono essere animali di vario genere, da un cammello a un gatto a un omino generale che balla. Bellissimo. Ma soprattutto mi piace concentrarmi sui dettagli, ad esempio per fare i profili, quindi questo qui è quello che tendenzialmente nel mio numero Eminem, insomma quel cappello che nell'immaginario collettivo viene associato a un rapper. Se dovessi fare un John Lennon, ad esempio, lavorerei su alcuni tratti come quelli degli occhiali e quindi i capelli, gli occhiali e i capelli, l'occhialetto e i capelli in questo modo. No, vabbè. Questo con le mani. Se dovessi lavorare ad esempio ad un Freddie Mercury, quali potrebbero essere i dettagli su cui posso lavorare? Il baffo, esatto, e il taglio di capelli magari, quindi vado mettendo un po' di baffo e un taglio di capelli. No, ora il baffo! È lui. Incredibile. Diciamo, io l'ho chiesto, mi hanno risposto i dentoni, però il baffo diciamo che io... esatto, un dettaglio un po'. Esatto. Però insomma, questa base può essere, insomma, bravissimo. Che possono essere le ombre, no? Bravissimo. Ma io dico, cioè, quanto tempo ci hai impiegato a prendere, cioè, veramente le tue mani, dire, no, aspetta, faccio questo personaggio? Allora, io posso dire che, allora, io mi reputo avvantaggiato in questo, perché comunque nella mia vita ho sempre avuto delle passioni che fossero manuali. Passioni manuali, quindi inizio con lo studio del pianoforte, che comunque è uno strumento manuale, ti insegna, come dire, a gestire bene l'utilizzo delle dita, ogni dito deve essere indipendente da tutti gli altri, quindi comunque sotto quel punto di vista mi sono reputato sempre molto, molto, molto avvantaggiato. Così è stato poi anche con la magia, che quindi magari lo studio della cartomagia, quindi queste tecniche con le carte, impalmaggi, tecniche insomma di vario tipo. E quando poi sono arrivato a lavorare alle ombre, chiaramente non vuol dire che avendo fatto queste cose prima, allora è stato, diciamo, semplice riuscire a farle, ma chiaramente probabilmente avevo già un background un po' più comodo, un po' più efficace per affrontare alcune difficoltà iniziali. Ad esempio, vi faccio un piccolo esercizio di coordinazione che mi piace fare per... io lo utilizzo... Dai, io la coordinazione perfetto. Proprio un binomio perfetto. Aspetta, tolgo anch'io gli anelli che possono confondere. In questo caso possono rimanere. Invitiamo anche tutte le persone che ci stanno guardando a farlo, insomma, da casa, da lavoro, dove sono. Perché è un esercizio, mi piace farlo perché è semplice, ma vedrete che per un attimo, diciamo, la testa farà così. Bisogna semplicemente fare due posizioni con la mano, posizione numero uno, posizione a pistola. Ok. E posizione numero due è questa qui, quindi con l'indice e l'anulare giù e queste altre tre dita in alto. Così, allora, così, cioè, ce l'ho fatta. Su. Così, ok. Esatto, esatto, questa è l'altra posizione. Sentivo figa così, averlo fatto. Così. Vedi. Però vedi, tu riesci a farlo in maniera veloce. L'esercizio di coordinazione è semplicemente alternare queste due posizioni fra loro. Ok. Aspetta, no, mi sono ingarbugliato. Vabbè, non c'è più la mia mano! Non ce la sai, dai! Adesso cambia. Ok, così. Quindi così è... da pistola, quello diciamo più complesso è da pistola a questo. Ah, ok, okay. Infatti. Da pistola a questo. Quindi, così. Però per esempio quando tu fai un'ombra, cioè cambi tante volte la posizione delle dita? Beh, diciamo tendenzialmente ogni ombra ha una posizione differente...
soprattutto ogni ombra deve essere animata in un modo differente, quindi non è che una volta fatta l'ombra io rimango con le mani ferme in quella posizione perché cerco di dare, no, un po' di dinamica alle ombre, un po' di vita, mettiamola così. Quindi se ad esempio dovessi fare un coniglietto, questo qui è in realtà l'ombra di un coniglietto, non so se si riesce a immaginare, questa è la testa, queste sono le zampette, queste sono le zampe sotto, no? Quindi questo Sì, può è essere un vero. coniglietto che Noi da corre. bambini lo chiamavamo così, con le virgolette. Esatto. Basta. Questa è la versione un po' più, diciamo, avanzata. Da qui, ad esempio, se volessi animarlo, io posso animarlo facendogli muovere le orecchiette, posso animarlo facendogli muovere le zampette, la zampa sotto può diventare una coda dietro. La faccio vedere in ombra perché sicuramente è più interessante. Ma quindi, una volta realizzata una prima ombra, da qui sta a me semplicemente decidere come animarla e come dargli vita, dal movimento delle orecchiette, dal movimento con le No, zampe, guarda le dall'altro. zampe. La codina dietro, può chiaramente anche decidere di parlare volendo, può chiudere l'occhio o comunque sbattere la palpebra. Tutti questi micro movimenti nel loro totale vanno chiaramente a dare vita, no? All'ombra, che è la cosa secondo me più importante in assoluto. Adesso non ricordo chi è che diceva questa cosa, perché è una linea di pensiero, diciamo, che forse rientra all'interno della Nouvelle Magie, o forse sicuramente ha delle origini ancora più antiche, che in generale, quando bisogna cercare di dare vita a un oggetto inanimato, il modo migliore per farlo è ponendo attenzione sul suo respiro, no? Quindi, se noi riusciamo a inserire il respiro all'interno, in questo caso di un'ombra, che di base è un oggetto, è un qualcosa di inanimato, riusciamo chiaramente a dare molto più vita all'ombra. C'è un artista d'ombra australiano bravissimo che si chiama Raymond Crow, che all'interno del suo numero lui conclude facendo l'ombra di Louis Armstrong che canta What a Wonderful World, e il dettaglio più bello in assoluto, che dura mezzo secondo, ma secondo me è la cosa più bella di tutto il numero in assoluto, è che arrivato al punto finale fa Anything to myself, e a quel punto vedi l'ombra di Louis Armstrong che gonfia il petto per prendere respiro, e poi fa What a Wonderful World e ritira fuori. Quindi tu in quel momento quell'ombra è viva, perché vedi che respira, vedi che ha tutti dei micro movimenti, delle espressioni facciali tipici e classici, insomma, dell'uomo, Fighissimo. Ma senti Matteo, c'ho un po' di domande così un po', no? random. Randomiche. Allora, la prima cosa, quello che mi stupisce, al di là di ovviamente della tua arte, di come lo fai, è questa, come dire, la disinvoltura nel mettere in pratica una figura, no? Per arrivare a quel tipo di disinvoltura, perché tu passi dal coniglietto a Eminem in tempo zero. Quanto ci lavori sopra per avere già benissimo in testa il movimento delle tue delle tue dita, e quello che appunto vuoi andare a rappresentare. Quanto ci lavori sopra tu? Allora, in termini pratici, diciamo che le ore di allenamento che io ci dedico chiaramente variano a seconda di quello che devo fare, a seconda del periodo della mia vita. Nel senso che se ad esempio devo fare uno spettacolo importante da qui a breve tempo, c'è la possibilità che io passi 2, 3 ore, 4 ore di notte fisso ogni giorno nel cercare di allenare costantemente il numero, trovare migliorie, eccetera, eccetera. Ad esempio, il periodo in cui ho fatto Britain's Got Talent, soprattutto la semifinale, ricordo che fino a un mese prima, ma anche da prima ancora, è stato sempre, insomma, ogni sera stavo lì, provavo il numero 2 o 3 volte, cercavo di incastrare nuove idee, cercavo di rendere tutto più armonico, no? Perché poi Certo. un'altra cosa da considerare sono che oltre alle posizioni bisogna anche considerare le transizioni, le transazioni, cioè, transizioni che ci possono essere fra un'ombra e l'altra, no? Quindi passare da un'ombra e l'altra nel modo più smooth, in modo più armonico, più agevole Quello possibile, devo dire è senza una delle essere. cose che mi piace anche molto di più, perché cioè, si vede che curi anche quell'aspetto, che non è che dici, vabbè, adesso ragazzi, cancellate quello che c'è di prima, tolgo le mani e riappaiono, perché quelli No, è che vero. da piccolino, no? Vedevamo noi magari nei teatrini, no? Nel paese, così era proprio così, ok, le ombre, poi spariva e poi ritornava. Invece quello che fai tu è, non so, scivolare le mani e poi ritornare. Cioè la Esatto. transizione da una figura La transizione è all'altra. assolutamente, cioè, è molto molto riuscita. Quindi te lo sei lanciato tu quest'assist, poi a un certo punto arriva anche la ribalta televisiva internazionale, se vogliamo, lì come ti viene sta mattata di dire ragazzi, sono pronto per andare a buttarmi nella mischia lì, in un talent. Ma allora,
In realtà io penso che nessuno, cioè insomma è sempre difficile riuscire a dire prima sei pronto o non sei pronto, no? E io succede che a settembre ricevo un messaggio su Instagram da parte, diciamo, di alcuni membri della produzione di Britain's Got Talent. Mi scrivono e mi mandano e mi chiedono, insomma, mi invitano di partecipare al programma. Dicono che sono interessati al mio materiale. Io inizialmente, diciamo, venendo dal mondo della magia in cui è pieno di amici che fanno anche molti scherzi, mettiamo così, ci facciamo spesso scherzi fra di noi, portandoli avanti anche per lungo periodo di tempo. La prima cosa che penso è: ok, ho un mio caro amico che mi sta, diciamo, mettendo, facendo questo scherzo, adesso lo porterà avanti fino a quando probabilmente non arriverò a Londra, non lo so. E in realtà poi iniziamo a fare delle videochiamate con loro e iniziamo a montare in piedi questo numero e a gennaio, fine gennaio, parto per Londra, arrivo lì in mattinata, registro tutto all'interno della stessa giornata, la sera, questo video esatto che stiamo vedendo è un estratto proprio dell'audizione, quindi finisco il numero e riparto direttamente il giorno dopo. Ed è stata ad oggi probabilmente l'esperienza in termini di emozione, dico, l'esperienza più grande che abbia mai vissuto. Perché è stata la prima grande esperienza che ho fatto con le ombre, con la magia avevo fatto altre esperienze più importanti prima, mentre non ai livelli secondo me di Britain's Got Talent, però comunque abbastanza importanti, mentre invece con le ombre è stata la prima esperienza in assoluto che abbia mai fatto, sotto quel punto di vista. E soprattutto è stata la prima esperienza di questo tipo fatta in un altro paese, quindi con la barriera, fra virgolette, della lingua, no? Io Certo. non, come dire, posso dire di parlare inglese nel senso che capisco il 99% delle cose che mi vengono dette, riesco a spiegare il 99% delle cose che mi vengono dette, poi probabilmente dovrei lavorare un pochino sulla grammatica, sulla pronuncia, tutte Questo queste cose è qui. praticamente il 99% degli Degli italiani è italiani, così. però in realtà l'abbiamo visto in alcuni video anche di interviste, insomma, te la cavi, Te la cavi, dai. eh. Anche se mi fa molto rodere il fatto che quando gli inglesi, perché questa cosa me la dicono sempre solo, cioè gli inglesi, gli americani meno, però gli inglesi dicono, quando mi sentono parlare, mi dicono, ah, ma tu sei francese, perché hai un accento francese. E a me questa cosa dà di un fastidio, perché dico, ma che vuol dire? Ma perché? Ma dove? Nel senso, forse perché non parlo secondo lo stereotipo italiano, no? Che quando parliamo inglese facciamo, hello my dear, what's up, come on, con Di questo dove accento sei, Matteo, tu? Di di Roma. Roma, di Roma, di Roma. Quindi, voglio dire, anzi, tra l'altro, voglio dire, si Però, sente anche un po', dai, ragazzi, non scherziamo, poi no? se sei Sì. romano ti Ti dico dicono francese, sempre, ma stai dai, scherzando. questo per rimanere il 99% degli italiani pure ci sarebbe rimasto male. Però Matteo, io ho una curiosità, perché per te ricevere un commento positivo da parte di Simon Cowell, che sappiamo tutti essere, cioè, uno dei giudici, insomma, che più Crudeli, pretende, più no? crudeli. Infatti, è un po' il Joe Bastianich di Masterchef, in quel caso in Britain's Got Talent. Cioè, cosa ricevere un commento positivo da lui, cosa ha significato per te? Ma allora è stata un'emozione enorme, nel senso, quando poi registri, diciamo, in questi programmi, chiaramente realizzi e prendi consapevolezza che sei all'interno di un programma televisivo, quindi un programma dove come dire, ogni singola cosa è messa in un punto ben preciso appositamente, chiaramente. Questo per dire cosa? Per dire chiaramente che in realtà mi sono trovato estremamente bene anche nel rapporto, diciamo, con lui. Ha un po' questo personaggio del cattivo di turno, del cinico che comunque deve affossare il più possibile persone che, diciamo, comunque si ritrova a parlare o comunque a giudicare. Però nel mio caso invece è andata benissimo, finisco il numero, è lui che fa partire la standing ovation e ricordo quando stavo sul palco, appena l'ho visto, appena l'ho notato, in generale è stata un'esplosione di varie emozioni, insomma, proprio perché appena finito il numero ricordo ancora l'emozione come dire, tutto il pubblico che applaude e tu sul palco che ti arriva una sorta di onda di energia, letteralmente, che si percepisce sulla pelle. È un'emozione molto, molto particolare, strana da cercare di spiegare a parole, però super adrenalitica, e quindi percepisci questa sorta di energia che ti arriva proprio a contatto, no, sulla pelle. E ricordo che è stata,
è stata fantastica. Io quel giorno avevo 2 o 3 ore di sonno perché ero partito in mattinata da Roma per arrivare fino lì a Londra. E fino a poco prima di fare la performance ero stanco morto perché ero stato lì tutto il giorno, ho fatto le prove, lì poi ti rimpallano, ti rimbalzano da una parte all'altra per registrare piccole interviste, piccoli fegatelli, questo, quell'altro, eccetera. E invece, appena finita la performance, avevo una quantità di adrenalina in corpo tale che la performance io l'ho fatta alle 8:30-9 di sera. Ricordo che sono rimasto sveglio con gli occhi sgranati fino alle 5 del mattino. Avevo E l'aereo poi forse alle 7 del mattino sei che stato anche arrivavo. bravo, nel senso che cioè, io non ci avrei dormito per 3 giorni, non per 3 notti, non per metà A un nottata. certo punto, diciamo, è diventato fisiologico perché dovevo necessariamente dormire, tornare in albergo per poi andare a prendere l'aereo, perché l'aereo comunque sarebbe stato presto, tipo alle 7 di mattina, mi sembra, 6:30, 7 e mezza, giù di lì. Quindi, sotto quel punto di vista, è stata fantastica, è stata Ma un'esperienza senti un incredibile. po', tu prima parlavi per esempio di uno shadow artist australiano, quindi comunque è un movimento che probabilmente in Italia pochino, però dico è un In movimento che Italia, a livello secondo internazionale me, hai noi dei l'abbiamo fra i miei... Scusami, ti ho interrotto. riferimenti. No, dicevo, a livello internazionale hai dei riferimenti, quindi. Io ho molti, diciamo, punti di riferimento che in realtà non sono neanche solo a livello internazionale. Io penso che in Italia, in realtà, noi abbiamo fra i migliori shadow artist che si possono trovare, in realtà, proprio a livello internazionale. Credo che sotto questo punto di vista, in realtà, siamo anche un pochino più un passo avanti rispetto a molte altre figure che si trovano in altri paesi. Secondo me, oggigiorno le ombre stanno virando sempre più su un tipo di comunicazione un pochettino più rapido, come in generale tutta la società sta, insomma, la stessa direzione in cui sta andando in generale tutta la società, no? Che è un po' un qualcosa su cui sto cercando di lavorare anche io. Quindi, anziché una cosa, diciamo, che non mi ha mai fatto troppo impazzire della maggior parte dei numeri di ombre che ho visto, è sempre stata un po' una... Come dire, numeri un pochino anacronistici se visti al giorno d'oggi, quindi numeri con una musica sempre uguale dall'inizio alla fine di sottofondo e un'ombra dopo l'altra senza nessun senso, quindi prima l'ombra di un coniglio, l'ombra di una mucca, di un asino, di qualsiasi cosa, senza nessun senso, come se diciamo fosse un prontuario di ombre cinesi, come se stessi sfogliando un libro di ombre cinesi e vedessi le varie figure. Quindi ho cercato di lavorare da subito, come prima cosa, prima di esibirmi in pubblico con le ombre, ho cercato di lavorare su questo, quindi ho cercato di lavorare su una chiave per cercare di dare un senso innanzitutto a queste ombre che si vedono. E quindi attenzione, non che mi sia inventato nulla di nuovo, però sicuramente lavorando soprattutto sui ritmi, questa qui è la cosa fondamentale, quindi fra un'ombra e l'altra. Avere dei ritmi che siano più elevati, avere delle transizioni che siano più agevoli fra loro, per rendere il tutto molto più bello e affascinante anche da guardare. Penso che sia un'arte che abbia ancora tantissimo da dare, perché non ci sono così tanti artisti d'ombra in realtà in giro, rispetto magari ad esempio a quanti maghi possano esserci, no? È meno comune come passione, è meno di moda, mettiamola così. E allo stesso tempo, però, penso che ci siano ancora tantissime cose che si possano scoprire, secondo Ma me. infatti Ah, per esempio, la mia domanda infatti. era quella, nel senso, adesso che, a parte che sei giovanissimo, ma come dire, gli obiettivi che uno si dà, no, anche a lungo termine, cioè che cosa avresti in testa? Che ne so, uno spettacolo, boh, long form, magari che ne so, in un teatro tutto tuo, piuttosto che, non, boh, non lo so, un featuring con altri, cioè, che cosa hai in testa? O Allora, in magari realtà. essere Un cantante, mentre il cantante è sul palco durante un concerto, tu sei lì a anche, fare esatto, l'ombra sì, di quel collaborazioni di questo cantante, tipo. insomma. Ovvio. Non nascondo una cosa, e questa qui la dirò così, anzi, no, non si dice forse per scaramanzia, però diciamo che uno dei miei sogni più grandi è stato quello di. È tuttora, magari fosse un domani la possibilità, ma insomma, come diciamo a Roma, magari ci casca. La possibilità di realizzare in ombra un po' come dire anche tipo dei videoclip live su alcuni brani musicali di alcuni magari cantanti o band musicali, insomma, no?
Quindi questa qui è un'idea. In generale, tolto questa qui, però, che è un piccolo sogno fino a se stesso, ma probabilmente per l'attaccamento emotivo che ho io nei confronti di questa band, per cui piacerebbe fare questa cosa, tolto questo, probabilmente forse il sogno più grande in generale è quello di arrivare ad avere chiaramente un one-man show, uno spettacolo intero, non solo di ombre cinesi, io comunque ho varie passioni che sono molto trasversali fra loro, quindi cercando di unire fra loro varie passioni che ho, e quindi comunque avere uno spettacolo, un one man show e sicuramente calcare i più grandi palchi del mondo. Questa qui è, penso che sia in generale fra i sogni più sdoganati fra chi fa questo lavoro come il mio, però in generale penso sia la cosa più bella, perché ti dà modo sicuramente di viaggiare, ed è una cosa che adesso sto facendo con il mio lavoro ed è fantastica, perché ti permette di viaggiare con, nel mio caso viaggio con una torcia, e quindi viaggio facendo ciò che amo fondamentalmente, conoscendo varie culture, varie persone, e facendo esperienze incredibili, quindi sicuramente appunto viaggiando, ma visitando varie culture, e soprattutto di portare in scena quello che comunque da una parte potrebbe essere quello che hai dentro, mettiamola così. Vogliamo poi fare un discorso un po' più filosofico, artistico, ecco. Stiamo guardando altre scene sempre, sì, a British Got Talent, ma in realtà Matteo non è stato solo quello, anzi, e non sarà solo questo, ma anche tanti altri spettacoli. Devo dire che è anche una bella presenza scenica, Matteo, quindi insomma è tutto a tutte le condizioni. E poi volevo chiederti, ma in famiglia, non lo so, la tua fidanzata, non lo so, inizialmente come hanno preso questa cosa, insomma, come ti supportano, cosa dicono? Guarda, questa è la tua torcia intanto, che ovviamente è sempre fedele presente, fedele compagno, sì. Allora, io in generale posso dire di essere stato, penso, sempre fortunato sotto questo punto di vista, nel senso ho dei genitori, in generale, insomma, la mia famiglia che mi supporta moltissimo su quello che faccio, nonostante provengano da un background completamente differente, perché mio padre è professore universitario, quindi nella vita ha seguito, diciamo, un percorso accademico dentro a cui si trova tuttora, e anche mia mamma non è professoressa insegnante, ma comunque è sempre stata all'interno, diciamo, di un mondo un po' più accademico. Nonostante questo, hanno capito perfettamente, insomma, quelle che fossero le mie intenzioni, quelle che fossero le mie passioni, e anzi mi supportano tuttora giorno dopo giorno. E posso anche dire, tra l'altro, in realtà, parallelamente, ma più per una questione mia di cultura personale, sto anche finendo una laurea in psicologia, invece, alla Sapienza. No, infatti, anche questo è importante. Lo studio prima di tutto, no? Esatto. Però, sì, insomma, un qualcosa che in realtà non sto facendo per la mia carriera, mettiamolo così, ma in generale per una mia formazione personale. Anche se può tornare utile anche nel lavoro che faccio io, qualora, in generale è brutto da dire, ma è sempre meglio proporsi in qualsiasi situazione lavorativa come in qualità di dottore piuttosto che in qualità di diplomato, no? O di liceale o quello che sia. Detto questo, quindi no, loro in realtà mi supportano tantissimo, e devo dire che in realtà è anche per merito in generale della mia famiglia se io poi forse sono finito a lavorare nel mondo dello spettacolo, perché io mi appassiono all'arte della magia in realtà per merito di mio zio, fratello di mia nonna, la nonna paterna, che passavano a trovare tutte le estati in montagna, lui ha questo paesino, insomma, nella regione delle Marche, e lui ogni estate che lo possiamo trovare faceva un gioco di magia, ed era sempre uno, che erano quattro palline sotto a quattro carte, e queste palline in modo invisibile viaggiavano da una carta all'altra. E ricordo che quindi, quando ero piccolo, andavo matto per questo gioco, arrivo fino poi all'età dei 12 anni, in cui decido di iniziare a studiare magia. Quindi inizio prima con quello che avevo a disposizione, ovvero internet, cercando tutorial su YouTube. Purtroppo su YouTube non si trova chissà quanto, e per fortuna in quello stesso periodo avevo iniziato anche lo studio del pianoforte al conservatorio. Nella mia classe di solfeggio conosco un ragazzo appassionato di magia, anche lui, che mi indirizza qualche libro di magia, e da lì poi, insomma, è tutto. È vero che un mago non rivela mai i suoi segreti? Possiamo dirlo, dai, sì. No, però posso dire, adesso, se vogliamo portarci a casa, come dire, una lezione, ma tante volte comunque ne parliamo anche con altri, no, talentuosi, bisogna dire che
non è che è sufficiente avere il talento, che come vediamo no. anche Matteo, comunque il pianoforte ti dà quella delicatezza, la manualità nel movimento. Mi stuzzica anche il fatto che comunque lui studi psicologia, perché poi alla fine, sì. giustamente, se ti vuoi rivolgere a un pubblico, è giusto anche no, capire un po' quali possono essere certe dinamiche. E che lo faccio un ragazzo di 23 anni, ragazzi, tanta roba, standing ovation così come le ha vissute al British Got Talent, lo facciamo anche noi nel nostro piccolo, senza troppa, il nostro studio nel senza nostro pubblico studio, standing ovation per lui. Matteo, lo facciamo il nostro enorme in bocca al lupo. Scusa, no, siccome lui l'ha detto però non l'ha voluto spoilerare troppo, qual è questa band a cui vuoi fare le ombre? Ah, certo. Ah, no, non lo spoileriamo, un po' come quando diciamo che esaudisci il desiderio ma non lo vuoi dire, però possiamo dire prometti che Alessandra compra il biglietto domani, magari è una concertista. Sì, infatti. No, allora, però dico, promettici dire... che se ti scrivono, se questa band ti scrive, lo dici subito a noi. Subito. Posso dire di aver preso... Posso dire che spererei in una riunione di questa band, che ahimè non potrà mai avvenire, questo qui è per certo. Ahimè. Vale, questa è una sfida, è una challenge che ti ha lanciato così. Infatti. Prendila lì. Matteo, grazie mille, bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi e vi auguro una buonissima giornata e buon proseguimento. Grazie. Anche ciao. Per lo spettacolo gratuito che ci ha concesso, assolutamente. Ciao, presto, grazie. Ciao ragazzi, ciao, grazie.